Per me l'innovazione è consapevolezza, consapevolezza che il mondo va sempre più veloce e che bisogna adattarsi, adattare le nostre competenze a quello che è il nuovo mondo. È la consapevolezza che fa la differenza. Per me l'innovazione è consapevolezza, cioè la consapevolezza di comprendere che il mondo sta cambiando e, come dicevo prima, per le generazioni senior non è così evidente questa cosa, e che il mondo sta cambiando a una velocità sempre più elevata. E quindi chi ha magari 50 anni come me pensa che può tirare la pensione al netto del fatto che il sistema ci dia o meno la pensione. Questo è impensabile, perché accadranno delle cose fra 2 o 3 anni che metteranno in discussione completamente le proprie skill. Infatti, soprattutto nel mondo degli HR, si parla molto di reskilling, cioè di cambiare le proprie competenze in funzione di quello che è l'adattamento al mondo attuale, no? Il nostro tema, per esempio, del TED parla di intelligenza artificiale, anche se il titolo è Intelligenze non artificiali. Ecco, questo è un approcciarsi a un'evoluzione di un mondo, di un mercato dove le macchine sostituiranno sicuramente l'uomo. L'uomo avrà la necessità di imparare delle nuove funzioni, soprattutto l'obiettivo, per esempio, del nostro TED è quello di non demonizzare il concetto delle macchine, dell'intelligenza artificiale, ma il connubio tra il governo da una parte dell'uomo e l'utilizzo delle macchine per migliorare le performance per le persone stesse, ma anche per l'azienda, le aziende diventa indispensabile. In TEDx Legnano, io sono l'organizzatore. Che diciamo che è la persona che un po' tira le fila di tutto il gruppo dei volontari. Chi opera all'interno di TEDx sposa la filosofia di TEDx, che è quella di idee che vale la pena di divulgare, lo dico in italiano. Gli stessi volontari hanno questo spirito, che è quello di cercare nei territori delle comunità dove TEDx viene rappresentato, di cercare di portare messaggi anche positivi legati ai temi dell'innovazione, del design, di tutto ciò che si riferisce a uno sviluppo dal punto di vista digitale e non. Innovazione per noi significa il nostro core business, nel senso che occupandoci di digital transformation, uno degli elementi più importanti è proprio il concetto legato all'innovazione di sistema, di processi, ma soprattutto di mentalità. L'innovazione legata alla mentalità è basilare soprattutto per quanto riguarda un concetto di digital mindset. Cioè, cerchiamo di trasferire ai nostri clienti un aspetto importante, che nomino spesso, che è legato alla consapevolezza. Normalmente gli ostacoli sono legati alla nostra mentalità, parlo del mercato domestico, quindi dell'Italia, che è ancora molto chiuso. Spesso le aziende usano una frase che è "abbiamo sempre fatto così", e nel 2019, ma in realtà anche prima, questa è una frase che porta alla rovina delle aziende, perché il mondo attorno cambia, e cambia a una velocità ormai esponenziale e non lineare. Se le aziende non si adeguano a questo cambiamento, cercando di far proprie l'innovazione, ad esempio, anche dal punto di vista della comunicazione, corrono il rischio di non solo segnare il passo, ma di, ahimè, chiudere. I dati parlano anche abbastanza chiaro: l'Italia a livello europeo è il quart'ultimo paese in termini di innovazione, quindi abbiamo davanti a noi paesi che forse riteniamo anche meno evoluti, come per esempio il Portogallo piuttosto che la Grecia. In realtà noi siamo arretrati. Faccio un esempio: l'Italia è il paese più ricercato a livello di web in termini di turismo, però in realtà non è il più visitato, proprio perché gli utenti esteri non trovano risposte, perché ad esempio in Italia non c'è un sistema che vada ad aggregare la comunicazione di chi opera nel settore, ad esempio turismo, che chiaramente per l'Italia, voglio dire, visto quello che abbiamo, potrebbe essere sicuramente molto più performante, molto più importante. E il fattore che il mondo digitale prevede comunque un cambiamento di digital mindset, quindi proprio di cambiamento di paradigma, questo delle aziende italiane non è stato ancora colto. Io faccio comunicazione digitale da quasi 18 anni.
Oggi è relativamente più semplice perché il web, l'internet è una realtà concreta. 18 anni fa eravamo visti come dei pazzi visionari che parlavano di qualcosa che probabilmente era una moda. Questo è un mondo, in particolare il mondo digitale, dove quello che conta è il learning by doing, cioè mettere le mani in pasta, no? Noi abbiamo un mondo dove la capacità di leggere le mappe è diventato quasi marginale. Oggi bisogna tornare ad imparare a utilizzare la bussola, perché le strade non sono più quelle, addirittura siamo, come dire, a una deriva dei continenti, e se tu sposti completamente le strade non importa più che tu sia in grado di leggere una mappa, ma devi imparare a utilizzare una bussola, perché le aziende che fanno delle attività che si chiamano disruptive, cioè che cambiano un mercato nel giro di mesi, non di anni, è diventato all'ordine del giorno questa cosa. Quindi i giovani hanno la necessità, ed è un pregio da questo punto di vista il fatto di essere per esempio nativi digitali, di utilizzarla aiutando anche le generazioni più senior nell'utilizzare questi strumenti, non solo dal punto di vista operativo ma anche dal punto di vista proprio di mentalità.